L'abate è un po' un vescovo, quindi ha un'esperienza di tipo pastorale. Ricordando il vescovo Corecco, cosa ci può insegnare ancora oggi rispetto a questa dimensione di pastoralità? È vero che quando penso al vescovo Eugenio è sicuramente al pastore che penso, proprio anche come influenza sulla mia vita. Quello che ho ricevuto da lui, mi accorgo adesso, dovendo essere pastore anch'io, che è proprio direi la carità pastorale, come l'esempio di questo dono di sé, del dono a Gesù Cristo come pastore delle pecore, quindi questa responsabilità a condurre gli altri e aiutare gli altri ad andare verso il loro destino, verso la pienezza della loro vita. E in questo Corecco mi è, come dire, sempre un po' davanti e mi è dentro più che altro, perché ripenso a quello che ho assimilato vivendo con lui. Non sono stato tanto delle parole magari, ma proprio fare l'esperienza io stesso di essere guardato da lui in un certo modo, di essere guidato, aiutato a camminare nella vita, a giudicare le cose. È questo che sento di avere dentro, proprio una paternità che mi è stata data, che mi ha accompagnato e quindi che ora mi permette sicuramente di essere in un certo modo con i miei confratelli qui in comunità o con le persone che in un modo o nell'altro mi sono affidate. Noi pensiamo sempre a un vescovo come uno che gestisce una chiesa, che gestisce un potere in qualche modo, e invece lei parla di paternità. Credo che una delle prove più gravi, dei dilemmi che hanno oscillato di più il vescovo Eugenio è proprio il dover a volte essere obbligato a passare molto tempo a gestire, a governare, a sbrigare delle faccende, quando lui invece sentiva proprio che il cuore della sua vocazione di vescovo era il lavoro pastorale. Mi ricordo in mente veramente delle lettere o dei colloqui con lui in cui veramente si lamentava, si sentiva proprio il peso di dover in ogni caso consacrare tanto tempo ad un'amministrazione, a delle cose che sentiva non veramente feconde per il suo gregge, per il suo popolo. Invece per lui consacrarsi ai giovani, consacrarsi alle persone, così respirava in quello, oppure sia attraverso gli scritti, ma anche attraverso il lavoro intellettuale, ma il suo fine era proprio sempre poter esercitare questa carità. Un lavoro intellettuale, quindi, di un vescovo che traeva la sua esperienza anche di comunione, anche da una esperienza culturale. Senz'altro, per lui c'era un uomo colto e direi un uomo di pensiero, cioè un uomo che sulla sua esperienza di fede, sulla sua esperienza ecclesiale lavorava anche con tutti gli strumenti della sua intelligenza, della cultura, della teologia. E non c'era dualismo in lui fra questi due campi, cioè proprio io mi ricordo quando abitavo con lui a Friburgo, cioè quando abitavo col professore prima di abitare col vescovo, si vedeva che c'era una simbiosi fra tutto il lavoro intellettuale e il lavoro pastorale che faceva anche in tutta semplicità con noi studenti, tanto che i nostri pasti si poteva anche parlare di cose, come dire, del lavoro del suo pensiero, oppure potevamo accogliere dei professori, dei teologi, delle persone con cui aveva contatto proprio in quanto professore, in quanto teologo, in quanto canonista. Ecco, lui ha un'esperienza di diritto canonico, credo, di come docente. E anche in quel campo, cioè una delle sue caratteristiche, uno dei suoi carismi è proprio di aver vissuto la canonistica come un'espressione della teologia e quindi come
uno strumento della Chiesa e quindi da vivere in armonia con quello che la Chiesa è, con quello che Cristo era, quindi proprio questa unità fra il diritto canonico e il mistero di Gesù Cristo della Chiesa. La diocesi si è incontrata con il suo vescovo soprattutto là dove il vescovo è stato colpito dalla malattia e quindi in qualche modo ha rivelato il suo volto più intimo, più profondo. Assomiglia un po' all'esperienza che in fondo il pontefice sta vivendo in questi anni. È vero, ma direi che come per il pontefice magari il periodo della malattia mette in luce o rende quasi più pubblico quello che però era già vero prima, cioè per chi ha vissuto con lui, per chi l'ha seguito anche prima che fosse malato, cioè la carità che è arrivata al suo apice attraverso la sofferenza, come dire, l'apice di espressione, di offerta, era presente già nel suo stare con gli studenti, nel suo modo di concepire il lavoro, di concepire il lavoro pastorale. È vero che anche guardando adesso il Santo Padre come soffre, vedo veramente un'analogia, cioè arriva un momento in cui il pastore opera attraverso la sofferenza, attraverso l'offerta di quello che è, attraverso l'offerta anche di un'impotenza a esercitare un lavoro pastorale vero e proprio, attraverso un'impotenza magari ad annunciare con la parola, annunciare coi fatti, e uno proprio si vede proprio che è pastore, che la sua stessa persona, il suo modo di essere davanti a Cristo e davanti agli uomini è pastorale, proprio un dono di sé per la vita degli altri. Quest'anno è l'anno dedicato all'Eucarestia e mi viene in mente come questa dimensione di offerta di sé in Gesù è al massimo proprio nell'esperienza eucaristica. Il Vescovo Greco che rapporto aveva con l'Eucarestia? Direi che aveva un rapporto essenziale e oggettivo. Tutti sanno che Don Eugenio non era un bigotto, non era un pietista, era... E per questo la sua pietà, la sua preghiera era molto centrata sull'Eucaristia. Ho letto ultimamente un ritiro che predicava alle suore e diceva l'Eucaristia è il centro della vita, e questo era vero, cioè non lo si vedeva tanto, non stava delle ore in adorazione, ma lo si vedeva dentro la sua vita, dentro il lavoro pastorale, perché per lui parlare di Eucaristia e parlare di comunione era la stessa cosa, cioè l'Eucaristia è il centro della vita perché irradia e crea la comunione della Chiesa, quindi la comunione gerarchica e la comunione fraterna, e questo lo viveva fino in fondo. Durante la malattia chi gli è stato più vicino ha visto come l'offerta che ha vissuto come attraverso il dolore e la sofferenza l'ha unita strettamente all'Eucaristia. Cioè, io ho in mente ricordi personali o delle persone che me l'hanno detto, proprio come il fare la comunione, il celebrare la messa finché ha potuto e comunicarsi era proprio il momento in cui tutta la sua sofferenza, la sua persona si univa a Cristo. E proprio si fermava in questa comunione con lui, si univa a lui e si vedeva che era tutto il suo sostegno. C'è un'altra cosa che diceva per esempio le religiose, che l'Eucaristia non deve diventare il rifugio della nostra devozione, ma deve essere proprio il centro della comunione, della vita concepita comunione, perché la Chiesa è comunione. E questo lui lo viveva, era questo che viveva vivendo l'Eucaristia. Un vescovo che ha cercato di costruire la comunione, era un vescovo però che veniva da un'esperienza precisa all'interno di un movimento e in questo senso aveva suscitato delle diffidenze all'inizio soprattutto della sua esperienza di pastore. Ecco, secondo lei è stato un uomo di comunione che ha costruito la comunione? Penso veramente di sì, cioè proprio l'esperienza particolare che ha fatto non... Per lui
è l'esperienza che gli ha fatto fare l'esperienza della Chiesa, quindi l'esperienza dell'universalità della Chiesa, e malgrado magari un certo giudizio preconcetto di altri su questa sua esperienza, di fatto sfido chiunque a provare che questo lo abbia rinchiuso in una, che so io, in una, l'abbia rinchiuso in, o messo in un ghetto nel suo modo di vivere la fede, di vivere come, di far teologia, di essere vescovo, eccetera. Cioè, questo l'ha aiutato veramente, al contrario, ad essere totalmente cattolico, universale e anche ecumenico, proprio come, come posizione. Quello che era chiaro è che lui aveva una posizione ecclesiale certa e sicura, che gli permetteva il dialogo anche, come dire, anche al di fuori della Chiesa Cattolica. Cioè, invece c'è un modo di intendere l'appartenenza ecclesiale che è invece un diluirsi, cioè che una mancanza di identità che poi non serve a niente, come dire, non serve neanche a poter dialogare. Lei parla del vescovo evidentemente con un'esperienza personale, ma il vescovo era una persona che puntava molto alla dimensione dell'amicizia. L'amicizia per lui è stato un elemento importante nel costruire anche le relazioni con le persone. Ecco, lei ha qualche ricordo, qualche esperienza che ci faccia capire più profondamente questa dimensione? Ma per lui l'amicizia era capace di grande simpatia e anche di festa, proprio di vivere l'amicizia anche come gioia, come dava molto tempo ai rapporti, cioè già si vede solo le dimensioni del suo epistolario, sono proprio, si vede qualcuno che dava un tempo alle persone, che era enorme proprio. Ma soprattutto credo che non dissociava la capacità di amicizia dalla sua carità, per cui se penso anche alla mia esperienza personale, credo che come temperamento, naturalmente probabilmente non saremmo stati amici se non ci fossimo incontrati in Cristo, dentro la Chiesa, dentro, non avremmo avuto particolari simpatie, come soprattutto io che ero, come dire, abbastanza giovane, limitato, immaturo, eccetera. Invece e lì ho veramente visto come la sua capacità di amicizia era proprio una carità, cioè proprio fondata in Cristo e quindi molto più sicura di una simpatia o di un sentimento. E per questo era sempre possibile ricominciare il rapporto con lui. Mi ricordo, come dire, nei momenti, come dire, in cui mi doveva anche o correggere oppure che come dire, nelle maturità che avevo a 19-20 anni, così potevo anche comportarmi in modo da non piacergli o da non. Lui ricominciava sempre il rapporto, non era mai rotto, perché appunto era fondato in Gesù Cristo, e lì vedevo proprio come era amico della mia vita, cioè era proprio appassionato alla mia vera crescita, e per cui lui non era mai, come dire, sapeva avere l'amicizia anche dicendo sempre la verità, per esempio, senza. Era un uomo schietto. Per questo penso anche tante persone si sono magari allontanate da lui, perché diceva le cose come stavano, senza per questo voler rompere il rapporto, anzi mostrando invece di volerlo approfondire piuttosto. E chi ci è stato ha visto fino alla fine che proprio il rapporto diventava sempre più profondo. E se penso agli ultimi tempi, quando lo incontravo, gli ultimi mesi, le ultime settimane, non, come dire, era proprio un puro essere uno accanto all'altro, sapersi in compagnia,
senza doversi dire granché, senza, però sapendo che veramente c'era un grande legame, una grande comunione. Ricordo l'ospedale di Berna in cui lui non poteva rimanere sveglio, mi ha detto: ma stai qui vicino a me e prega e basta. E dopo, quando si è svegliato, mi ha detto che la mia preghiera, la mia compagnia gli aveva fatto bene, pur dormendo, pur, e non ci siamo potuti dire granché, ma proprio ho capito che era quello, come dire, proprio la più grande forma di comunione è questa, non è... Uomini come il Vescovo Corecco sono rari? Purtroppo forse sì, però credo che è più importante vedere come uomini come Corecco mostrano che è possibile che ce ne siano, e che è possibile tendere a essere come lui, come atteggiamento, appunto, ripeto, come carità, perché era un uomo assolutamente normale, direi. C'era un modo di essere, di vivere la fede, la Chiesa, che ha saputo essere eroico rimanendo totalmente umano. Non c'era nessuna sublimazione artificiale nel suo modo di vivere, anche nel vivere la malattia e la sofferenza, il fatto che riconoscesse con semplicità le sue paure, le sue angosce. Ci ha proprio mostrato un modo di essere cristiano che è totalmente umano e quindi totalmente possibile. Quindi la sua rarità può diventare patrimonio di tutti, può essere diventare l'identità di ogni persona. E questa è l'eredità che quindi ci può lasciare un vescovo come Corecco? Credo di sì. L'eredità è proprio che una pienezza di umanità in Cristo è possibile, e che questa pienezza è la carità, il dono della vita. Io mi accorgo quando, gli ultimi tempi, anche quando mi sono trovato in cattedrale e lui era già nella bara, che, e lì ho capito, c'è il messaggio di Corecco, è la carità, cioè proprio, ed è il messaggio essenziale da accogliere, che non finirò mai di accogliere, che non finiremo mai di accogliere, è un'eredità che non esauriremo mai, la carità è infinita, e quando una persona giunge a viverla fino a donare la vita, fino alla morte, rimane nella Chiesa un'eredità che non ha mai fine. Per questo 10 anni non sono una distanza da Corecco, come non lo saranno 20 o 50, cioè saremo sempre contemporanei alla sua testimonianza di amore, al dono della sua vita. We'll be right back.